Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacialSphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando nel gioco dall'inizio alla fine, siamo ormai alla fine di Kalos. Nello scorso episodio abbiamo battuto la Lega di Kalos, abbiamo superato e affrontato appunto la Lega di Kalos con Sawyer e Alain nelle battute finali ed ora il Team Flare sta per far esplodere il mondo, sta per distruggere il pianeta e noi ovviamente dobbiamo fermarlo. Detto ciò, quindi iniziamo subito. Nel frattempo, mentre vi faccio vedere la nostra squadra, che è composta da Hawlucha, Goodra, Talonflame, Greninja, Noivern e Pikachu, vi invito a lasciare un bel mi piace al video come al solito, a commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi del Team Flare e del loro capo Lissandre, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che controllare in descrizione per quanto riguarda link che potrebbero interessarvi come prove gratuite dei servizi Amazon, giochi per la Switch, insomma, robe un po' che potrebbero interessarvi. Guardate anche gli abbonamenti, perché potrei aver aperto gli abbonamenti al canale. Se vi va, se vi interessa, dato che dovrei aver iniziato anche a fare delle live, su questo canale, delle live nel pomeriggio, se vi interessa, potete abbonarvi. Potete guardare appunto le varie tier. Detto ciò, quindi iniziamo. Allora, dobbiamo affrontare il Team Flare, quindi immagino abbiano Pokémon di tipo A fuoco e quindi noi andremo con un Pokémon di tipo acqua come Greninja. Bow down to our rule, ovvero inchinati al nostro comando. Ma certo, caro Arnold, mi inchinerò subito. Tu intanto manda in campo il tuo Houndour a livello 50. Qualcosa mi dice che non sopravviverà, vero? A questo surf. Ok, è diventato pure Greninja di Ash, quindi buonanotte a questa povera recluta che non può fare altro se non soccombere sotto i colpi di surf. Stavo vedendo se avrei potuto, anzi se avessi potuto usare un'altra mossa per non sprecare un altro PP di surf, però no, Dark Pulse probabilmente non l'avrebbe one shottato, Ice Beam probabilmente no, e nemmeno Extra Senso. Allora, Greninja vorrebbe imparare doppio team, no grazie. È una mossa molto interessante, ma non in PvE. Ok. La maggior parte di queste reclute in realtà non ci sfida, semplicemente ci blocca il passaggio. Questa è Viola. Viola dovrebbe essere la capopalestra. Sì, la prima capopalestra di Kalos, che ci dice che sta combattendo contro di lui. Vai avanti. Ma anche nell'anime riarrivano i vecchi capopalestra per combattere tutti insieme il Team Flare, perché sarebbe davvero una bella cosa. Cioè, sarebbe un momento endgame, avete presente, no? Avengers Endgame in cui tutti contro il cattivo, tutti, proprio tutti. Guarda di qui. Sarebbe figo come momento nell'anime. Vedete, abbiamo anche Corrina. Oh, abbiamo Aliana qui, che ci sfida. Stop resisting, smettila di resistere. Perché è messa a 90, scusatemi? Oh, vabbè, cose che non scopriremo mai. Contro Druddigon abbiamo la mossa giusta anche contro di lui. Ice Beam. Slash non ci fa troppo, andiamo ancora di Ice Beam. E abbiamo così tirato giù anche Aliana. Eccola che ritorna lì a 90 e via. Dice qualcosa dopo la lotta? Resisterci è inutile. Questo mondo finirà. Attenzione, finirà il mondo. Proprio incazzati, eh? Che abbiamo Amur, mi sembra si chiami lui in italiano. Abbiamo anche il professor Platan che combatte e ci dice di andare alla palestra. Ah, c'è un'altra recluta del Team Flare però, che ci sfida. Koi. Chiamare in campo Pucciena, cioè tra tutti i Pokémon Pucciena? Boh, andiamo di geloraggio, non dovrebbe comunque resistere, appunto. Perfetto. Oh, è Ou, lo dico io. Tu mi sfidi, nope. Tu? Nemmeno. Abbiamo addirittura Steven? Ok. Altra luogotenente, immagino, del Team Flare, Byronie, anzi Bryonie. This time we can't be stopped. Questa volta non possiamo essere fermati. Vabbè, se lo dici tu. Ma sono tutte vestite come delle strappone comunque queste qui. No, scherzo ovviamente, non offendetevi. Allora, andiamo di. Qua si sostituisce e mandiamo in campo Hawlucha. Alla fine ho premiato Hawlucha e Ash Greninja per, come Pokémon migliori da usare. Sono i Pokémon più versatili, come vedete.
e si riesce ad usarli abbastanza bene. Andiamo poi. No, è vero, Poison Jab non ha effetto, sono stupido. Vabbè, ovviamente sono Pokémon versatili, ma non possono fare nulla contro la mia stessa stupidità, no? Quindi per quello mi attacco. Allora, andiamo poi di oltraggio, che non è molto efficace, ma dovrebbe comunque bastare a uccidere Bisharp. Poi manda in campo Lippard, che si becca un altro oltraggio e molto probabilmente muore in un colpo, perché non ha difesa questo Pokémon. Perfetto, e Gudra si è preso un po' di punti esperienza. Assurdo, ci dice. Possiamo curarci Pokémon? Ok, non hanno bloccato, hanno bloccato giustamente il centro di teletrasporto che è lì, che è costituito da una persona, ma vabbè. Per farci andare per forza nella palestra. Non possiamo passare di qui? Ah no, sì, possiamo passare di qui, ma perché lì non c'è nulla. Di qua non possiamo andare, giustamente. Questa è Dianta, la campionessa di questa regione, la super campionessa. E qui abbiamo Selosia, un'altra luogotenente, immagino un altro luogotenente. Eccolo qui, o eccola qui. Non capisco mai se siano delle femmine o dei maschi questi qui. Sono troppo coperti, non li capisco. Allora, andiamo, sostituiamo Greninja e andrei di Talonflame contro Drapion. Usa Missile Spillo, fortunatamente resistiamo 4 per, se non sbaglio, cioè resistiamo 2 volte. E andiamo di acrobazia. Non gli facciamo molto danno, ok. E c'ha pure Confuse, andiamo allora di Flame Charge. Ci colpiamo da soli, purtroppo. Vediamo se riusciamo a colpirlo, perfetto. Non riusciamo comunque a fargli molto danno, eh. Davvero tosta questa lotta contro Drapion. Andiamo di volo. Ecco, speravo appunto di uscire dalla confusione. Colpito. Ah, di poco. Peccato, dai. Talonflame comunque ci ha provato. E ci è riuscito perché con questa bruciatura molto probabilmente lo ammazza. È finita in parità questa lotta. Sì. Avrebbe potuto magari bruciarlo un po' prima. Si sarebbe salvato, ma perlomeno l'esperienza l'ha presa Greninja. Non è andata perduta. Contro Manectric andiamo di oltraggio. Shockwave non ci fa nulla, fortunatamente non ci paralizza. E noi con due oltraggi uccidiamo Manectric. Perfetto. Gudra a livello 53. Questo non era parte del piano, non mi interessa. Andiamo a curarci un attimo i Pokémon. Comunque è molto bello, ripeto, la cosa che ci sono tutti i capi palestra, no? E le personalità, diciamo, importanti di Kalos come Dianta e il professor Platano. Qui tutti impegnati giustamente per evitare che il mondo finisca. Evidentemente è una minaccia di livello mondiale, quindi ci sono tutti. Guardate anche l'ultimo capo palestra che abbiamo affrontato con il suo Mega Bomasnow. Ovviamente tutti vogliono fermarli. Eppure il Team Rocket. C'è anche il Team Rocket lì. Greninja contro Houndoom. Andiamo di Surf. E diventa subito Ash Greninja. Poi Scorupi, cambiamo Pokémon. E mandiamo in campo Talonflame. Andiamo di acrobazia. Livello 54 per Talonflame. Sneasel, tipo ghiaccio, lasciamo Talonflame. E andiamo di Flame Charge. Super efficace, più di metà vita viene tolta, buono. Agilità non ti servirà a nulla, no, invece gli è servito. Gli è servito, è diventato comunque più veloce di me. Però è comunque morto. E abbiamo battuto anche Rex. Guardalo il Team Rocket come si impegna per sconfiggere il Team Flare. Qui abbiamo Sawyer, ma abbiamo anche un altro luogotenente, un'altra luogotenente, Mabel. Come sei riuscito a passare attraverso tutti quanti? Beh, li ho sconfitti. Cara Mabel. Andiamo poi di Houndoom. Tra l'altro, a proposito di Mabel, è il nome di una protagonista di una serie che vi straconsiglio se avete Disney Plus, che si chiama Only Murders in the Building. È fighissima. Ve la consiglio appunto se avete. È su Disney Plus. Quindi se ce l'avete, dategli sicuramente una possibilità. Andiamo poi con Talonflame contro Weavile e andiamo ancora di Flame Charge.
Ice Beam non ci fa meno male niente, però ci congela, infame. Stavo per dire paralizza. Andiamo di full restore. Ice Shard va bene. E andiamo poi di Flame Charge di nuovo. E abbiamo sconfitto anche Mabel. Perfetto. Dovremmo aver sconfitto praticamente tutti. Siamo arrivati finalmente alla palestra e possiamo entrare senza ulteriori indugi. Allora, l'unica via, l'unica stanza che ha l'uscita posteriore giusta è la seconda. Vedete, se andate in quelle sbagliate, semplicemente vi fa andare, vi fa tornare lì. Quindi io vi sto facendo vedere, però andate nella seconda se volete andare direttamente al punto. E qui abbiamo lo scienziato del Team Flare, Xerosic. Questa porta al tetto. Non posso lasciarti andare così lontano. Va bene? Anzi, questa porta in cima, diciamo. Eccolo qua, Xerosic. Che va nel campo Crobat. Interessante, Crobat. Andiamo di gelo raggio. Veneno shock. Fortunatamente non... Anzi, veneno shock fortunatamente non ci ha avvelenati. E siamo riusciti a tirare giù anche il Crobat di Xerosic. Ed ora Malamar, tipo psicobuio se non sbaglio. Quindi lascio Greninja e gli tiro un bel surf, che è normalmente efficace. Signal Beam super efficace, però fortunatamente non è stabile, non mi fa troppo male. Addio Malamar. E abbiamo sconfitto anche Xerosic, che infatti se ne va. Direi di dare una curatina veloce al nostro Greninja, che sta davvero combattendo come un leone, come un Pyroar. E andiamo in alto, sul tetto, dove c'è Alane e Lissandra. Dove ci sono Alane e Lissandra. Come ha potuto Lissandra tentare di distruggere il mondo? Non te lo lascerò fare. Che peccato che tu ci stia lasciando. Specialmente quando abbiamo iniziato il nostro piano per rimuovere tutta la spazzatura da questo mondo. Con questo Zygarde nessuno sarà in grado di fermarci. Ah, hanno Zygarde loro, eh? Osi opporti a me? Permettimi di mostrarti la potenza del Team Flare. E quindi sfidiamo anche Lissandra. Eccolo qui. Hola, Lissandra. Lotta in doppio. Ok, a ridosso mi abbassa l'attacco, va bene. Allora, io andrei di surf su tutti per tirar giù Pyroar. Tanto Gudra non si prende nessun tipo di danno. E poi Thunderbolt su Gyarados. Mega Gyarados! Guardalo lì com'è incazzato. Incinerate, va bene. Surf, come vi dicevo, non fa molto danno su Udra. E poi Fulmine su Gyarados. Dragon Tail, purtroppo, disintegra il nostro Udra. Anzi, la nostra Udra. C'è poco che poteva fare lì. A questo punto manderei Pikachu. Andrei ancora di Surf. E Thunder Punch su Gyarados. No, mi sono ucciso Pikachu da solo. E Greninja però diventa Ash Greninja, perché ha ucciso giustamente Pyroar. A questo punto manderei Noivern. E andrei di Dark Pulse e Dark Pulse. Doppio Dark Pulse. Adesso ne basta solo uno, però. Non ne basta solo uno, invece. Complimenti al Mega Gyarados. Noivern sale a livello 52 e abbiamo battuto Lysandre. Come? Come è accaduto? No, mi rifiuto di ammettere la sconfitta. Tornerò e sarò più forte. Non sarà l'ultima volta che mi vedrete. Grazie, grazie Glacial. Non ce l'avrei mai fatta da solo.
Sono davvero. Mi vergogno davvero tanto di aver lavorato con lui. Torniamo ora indietro. Ma Zegard, scusa, me l'hanno lasciato lì. Eccoli tutti. Tutte le personalità importanti di Kalos. E il professor Platan ci parla. Glacial, in nome di Kalos vorremmo tutti ringraziarti per le tue gesta eroiche e coraggiose. Non so davvero come fare per ripagarti. Know that we will always be available should you ever need us. Ok, sappi che saremo a disposizione se mai avrai bisogno di noi. Non so cosa ti attenderà per le prossimamente, Glacial. Ma per me? Penso che. Ma insomma, se chiedi a me, penso che andare a visitare il professor Platan prima di andare in giro ancora possa essere una buona idea. You have a professor you talk with, don't you? Why don't you go visit him? Ok, qua ci dice di andare a parlare con il professor Oak praticamente. I nostri Pokémon sono curati, no? A questo punto andiamo a curare i nostri Pokémon e andiamo a parlare poi al professor Platan. Eccoci qui. Allora, professor Platan da questa parte e andiamo a parlarne. Salve. Ok, non ci dice nulla, allora ci diceva direttamente di andare a parlare con il professor Oak. Ma prima in realtà di finire questa regione di Kalos, ci sono delle ultime cose che dobbiamo fare. Allora, prima di tutto, dobbiamo cercare una casetta. Una casetta qui in giro. O meglio, oltre alla casetta qui in giro, dobbiamo sfidare questo tipo, Alvin, che è qui per affrontare la palestra e come riscaldamento sfida noi. Va bene, caro Alvin. Sempre disponibili, eh. Quindi tritiamolo. Ecco fatto, Ash Greninja, tac, livello 59 per Ash Greninja. Poi Cubone, andiamo di surf. Ed infine Pyroar, sempre surf, però Pyroar femmina questa volta. Ecco fatto, abbiamo sconfitto anche Alvin. Perfetto. Ora cerchiamo quella casetta. Ecco, in realtà non sono ancora disponibili appunto quelle cose nuove che possiamo fare, quindi prima andiamo a parlare dal professor Oak. È la stessa cosa che mi era capitata in una delle ultime regioni, in cui provavo a fare effettivamente le ultime cose di una regione, ma non te le sblocca prima di aver parlato al professor Oak. Poi abbiamo ancora tutta la gente che si congratula con noi per aver battuto la Lega, anche se non abbiamo mai battuto nessuna Lega. Quindi andiamo dal professor Oak. Quell'assistente si è duplicato, tra l'altro. Salve! Oh, ho sentito che hai sconfitto anche la regione di Kalos. Che lavoro fantastico! E anche che tempismo fantastico! Tua madre ha appena vinto un viaggio nella regione di Alola. Ho anche questo uovo che ho bisogno di consegnare al mio cugino Samson. Daglielo appena arrivi. Oh, e non dimenticarti i tuoi nuovi vestiti. Ok, otteniamo un uovo. E questi sono i vestiti di Alola. A questo punto possiamo, spero, ottenere le ultime cose che possiamo appunto prendere da Kalos prima di andare ad Alola. Quindi, ritorniamo a Kalos. Eccoci qui. Andiamo a Kalos. Vediamo se ora è possibile ottenere queste ultime cose. Per farlo dobbiamo andare qui sopra nel negozio e vediamo se si può fare. Sì, ora sono spawnate queste persone che prima non c'erano, così come questo strumento. Guardate cosa ci danno. Per aver salvato Kalos, ho un fantastico regalo per te. Un Pokémon raro, Koopa. Ma certo che voglio Koopa. Ecco fatto. Poi tu invece mi dai Diancie. Diancie, Diancie. Com'è che si pronuncia precisamente questo Pokémon? E Volcanion. Ecco qua, presi tutti. Prendiamo anche la Diancite, Diancite, un po' come volete chiamarla. E abbiamo un ultimo Pokémon da prendere prima di lasciare Kalos. Ovviamente il Pokémon che era rimasto sul tetto,
dove c'era il Team Flare, ovvero il buon Zygarde. Andiamo quindi a Kuriwai Town e da Kuriwai Town scendiamo giù, a sud. Tutto a sud. Andiamo nel percorso 19, superiamo questo pezzettino d'erba e entriamo nella Terminus Cave. Qui dentro una volta c'era il Team Flare, se ben ricordate. E andando fino in fondo, qui dentro avevamo combattuto il Team Rocket. Ma ora c'è Zygarde, quindi salviamo e proviamo a catturarlo. Sarà a livello 60, se non sbaglio, quindi tosta per i vostri Pokémon. Vediamo se si riesce a catturarlo, eh. Vediamo soprattutto in quanti tentativi ce la facciamo. Molto carino come Pokémon, Zygarde, a livello di design. Ci sta per un leggendario quell'essere un po' strano. Aura Break, ok. Io provo a tirargli una Velox Ball, vediamo se funziona. Tecnicamente la Velox Ball di primo turno ha la probabilità più alta di catturare qualsiasi cosa. Ok, sgranocchio. A questo punto, beh, avrei usato elettroboccola, ma si è paralizzato da solo. Ha un effetto, è di tipo terra lui. Allora break break. Lance Rate, ok. Sì, dovrebbe essere di tipo terra, Zygarde. Non sono molto esperto sui Pokémon leggendari di sesta generazione. Quindi vado un po' a sensazione, ma andiamo il nostro Greninja e andiamo di Dark Pulse. Buon danno, ancora Dark Pulse, non dovrebbe morire. Ora vita rossa e proviamo a prenderlo. Allora, Heavy Ball dovrebbero andare bene perché è pesante, da quello che so. Eccolo qua. Andiamo di Heavy Ball, vita rossa, paralizzato, meglio di così non si può fare. Vediamo un po' quanti tentativi ci mettiamo, eh. Heavy Ball. Voi in quanti tentativi li avete catturato Zygarde sul vostro Nintendo DS la prima volta che ci avete giocato, se vi ricordate? Se ve lo ricordate, scrivetelo pure nei commenti. Quanti tentativi ci avete messo per catturare Zygarde? Ah, tosta, eh? Già tre Pokéball da cui esce. Tra l'altro è vita rossa, paralizzato, Heavy Ball, quindi la probabilità è comunque relativamente alta di prenderlo. Vediamo quanto ci mettiamo. Anche Greninja soccombe a Zygarde, mandiamo Talonflame. Heavy Ball. Infame in un Pokémon ancora Heavy Ball. Oh, siamo già con un K7, eh. Continua a liberarsi. Giustamente, Lance Rate avevo immaginato che fosse un attacco di tipo terra, forse tipo furia della terra, qualcosa del genere. E giustamente non ha effetto su Talonflame. E Zygarde viene catturato, come tutti gli altri leggendari prima di lui. Se vi interessa vedere l'episodio di un qualsiasi leggendario, basta che andate sul mio canale, digitate Fire Ash e il nome del leggendario che volete, e sicuramente vi uscirà la puntata. Some say it can change to an even more powerful form when battling those who threaten the ecosystem. Ecco appunto, può trasformarsi in una forma ancora più potente quando combatte contro qualcuno che potrebbe danneggiare l'ecosistema. Tipo Dragoterra, che è interessante. E abbiamo quindi anche con questo Zygarde catturato, tecnicamente credo, tutti i Pokémon di Kalos, leggendari almeno intendo, eh. Il Livindex ci metterà un po' a finire quello di Kalos. Però i Pokémon leggendari dovremmo averli tutti. Torniamo quindi al centro Pokémon. Fortunatamente non abbiamo beccato nessun Pokémon selvatico lì. Andiamo qui al centro Pokémon. Salve infermiera, curiamoci. Ecco fatto. E facciamo quello che è diritto alla fine di ogni regione. Allora, innanzitutto andiamo a mettere in ordine questi leggendari. Io questi qui ragazzi non li ho manco mai visti nei giochi Pokémon. Non so nemmeno chi siano. Allora, Hoopa, 720. Prendiamolo. E andiamo a metterlo qui. Poi abbiamo Volcanion. Non ho memoria di questo Pokémon, non mi sa mai visto nemmeno lui. Tipo fuoco?
Tipo, ah, fuoco acqua, interessante. Ok, interessante come combinazione di tipi fuoco acqua. Anche se non capisco come sia fuoco acqua questo Pokémon. C'è un Pokémon in Pokémon Scarlatto e Violetto, che è il pesce di fuoco, non mi ricordo di preciso come si chiami. Quello sarebbe stato bellissimo se fosse stato fuoco acqua. È tipo un pesce rosso di fuoco però. Bellissimo quello. Allora, Summary 721. Andiamo a portarlo al suo posto. Eccolo qua che inaugura questo nuovo box. Ed infine Diance. Sembra l'evoluzione di Carving, a vederla così. Allora, potrebbe essere tranquillamente l'evoluzione di Carving. Ok, numero 719. Ecco fatto, e poi ci manca solo Zygarde, che immagino proprio vada qui. Non ci sono misteriosi nella sesta generazione? O dovrò ancora prenderli? Aura Break. Ok. Numero 718. Livello 60, uno dei livelli più alti per i leggendari che abbiamo visto in questo videogioco. Ed eccoli qui i leggendari di Kalos. Xerneas, Yveltal, Zygarde, Diancie, Hoopa e Volcanion. Bene, bene, bene. A questo punto possiamo andare a depositare tutti i Pokémon di Ash, che non porterò ovviamente nella prossima regione, ad Alola, ovvero tutti i Pokémon tranne Pikachu. Vedete tutti i Pokémon che abbiamo catturato nel corso di questa serie, che dura ormai da tantissimo tempo. Calcolate che l'ho iniziata ad agosto dell'anno scorso, inizio agosto dell'anno scorso. Andiamo a posizionare qui. Tra l'altro avevo ancora le violite, vabbè, strumento che era praticamente inutile da farli tenere. Poi Talonflame, lo lascio solo per volo. Magari la mappa non sarà buggata nella regione di Alola, quindi potrò effettivamente usare volo. Ed infine anche Greninja. Ecco fatto. Possiamo quindi riteletrasportarci a Luminopoli. Non so perché infatti fosse uscito dal centro Pokémon. Eccoci qua. E ritornare a Kanto. Il professor Oak ha detto che nostra madre ha vinto un viaggio, quindi perché non parlare direttamente a nostra madre? Salve. Glacial, è passato tantissimo tempo da quando l'ultima volta che sei venuto a farmi visita. Mai Mei ha vinto una vacanza per Alola. E andiamo a Viridian City subito. Ok, andiamo quindi subito a Viridian City. Tra l'altro è Mr. Mime che ha vinto il viaggio. Manco la madre, Mr. Mime. Andiamo quindi a Viridian City. E come sapete a Viridian City c'è il Blimp Service. Dovremmo infatti prendere questo. Eccolo qui. Blimp Service. Salve, eccoci qui. Questa gita sarà così emozionante. E andiamo a Alola. Eccola qua. Eccoci. E prima di fare qualsiasi cosa ad Alola, il video finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto e commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi della parte di Kalos complessivamente, se vi è piaciuta, se vi aspettavate di meglio, se siete soddisfatti, con le cose che magari avreste fatto meglio. Scrivetemi pure nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora tocca ad Alola. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!